Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazione a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube. Piccola rassegna stampa del giorno, dove leggiamo insieme alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato all'interno del nostro portale di informazione notizieinunclick.com. Ricordo per tutti coloro che vogliono approfondire e possono collegarsi tranquillamente al nostro sito su notizieinunclick.com e andare a cliccare, come dico sempre, dove gli pare. E grazie per seguirci sul nostro canale qui di YouTube, i nostri lettori consolidati ormai da quasi 20 anni e i nostri social di Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Buona visione! Disegno di legge per l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. La legge 94 del 2009 ha introdotto in Italia il reato di immigrazione clandestina, oggi reato di ingresso illegale, nell'ordinamento italiano. Secondo l'allora Presidente del Consiglio Berlusconi e l'allora Ministro degli Interni Maroni, ipotizzavano che questo nuovo reato avrebbe limitato lo sbarco dei migranti, comportando una riduzione che era stata addirittura quantificata con una precisa percentuale, il 10%. Si trattava di ipotesi prive di qualsiasi fondamento, solo propaganda. Si tenga presente che l'illecito, benché di natura penale, non prevedeva l'arresto. Misura è ammessa solo per i reati molto gravi e per evitare il pericolo di fuga, la reiterazione del reato e l'inquinamento delle prove. Il reato di immigrazione clandestina invece ha una natura contravvenzionale e punisce solo l'ingresso e o il soggiorno illegale nel territorio dello Stato con un'ammenda da 5 a 10.000 euro. E facciamo gli auguri per i 53 anni al mitico Will Smith. Firenze, abitare solidale in cambio di affitti a canone concordato. Salario minimo, Rondinelli, Movimento 5 Stelle, Tridico ha ragione, crescita sia inclusiva per l'Italia. Capone, urge intervento del governo a tutela dei lavoratori. Poste Italiane, le pensioni di ottobre in pagamento dal 27 settembre. Le sentenze dei tribunali sono certamente importanti. Passiamo di nuovo alla home e vediamo per l'estero. Von der Leyen felice di aver parlato con Jacinda Ardern. Rete EU, Italia, Spagna e Germania riceveranno oltre 1.200.000 miliardi di euro per sostenere l'occupazione, inclusione sociale e la transizione digitale. Vaccini, incremento per il Covid delle prime dosi delle fasce dai 20 ai 59 anni nell'ultima settimana. E per lo sport, pista e asta, meeting in Lombardia, si parla di atletica leggera. Percorsi turistici e in Italia e nel mondo, autunno a Cogne, siamo in Val d'Aosta, tra tradizione e menù tematici. Questo è molto altro all'interno del nostro portale di informazione notizieinunclick.com. Per coloro i quali volessero approfondire, e io vi ringrazio sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento, come dico sempre, non lo so quando, e vi auguro una buona domenica. Loredana.